Soldati italiani in Siria? Sì, ma solo se l'ISIS allenterà la sua morsa e soprattutto se cambieranno le condizioni politiche nel paese medio orientale. In Siria la situazione è confusa, dice il ministro della difesa Roberta Pinotti, subito dopo aver incontrato a Washington il suo omologo statunitense James Mattis. Non tutti considerano il governo di Assad legittimo e nemmeno le autorità locali vengono riconosciute unanimemente. Nell'ambito di una possibile chiarificazione delle condizioni, le forze in campo e il percorso politico, dice ancora la Pinotti, potremmo valutare un contributo militare a partire dalla città di Raqqa, roccaforte dell'ISIS in Siria, dove dai primi di giugno è cominciata la grande battaglia per la sua liberazione. E il califfato sta lasciando terreno in Siria come in Iraq. Si calcola che nell'ultimo anno abbia perso oltre il 60% delle sue zone di pertinenza e pochi giorni fa anche la sua capitale irachena Mosul, liberata dall'esercito di Baghdad insieme ai peshmerga curdi. Ma in Iraq la situazione è ben diversa da quella siriana. Qui c'è una risoluzione dell'ONU e una richiesta d'aiuto fatta da un governo legittimo. Proprio per questo, sottolinea Roberta Pinotti, i militari italiani sono già presenti e non solo per presidiare e proteggere i lavori che vanno avanti alla grande diga sul Tigri, a nord di Mosul. A breve potrebbero essere impiegati anche nella città appena liberata, con il compito di addestrare la polizia locale. E nel bilaterale di Washington si è parlato anche di Libia e di immigrazione, con l'Italia che ha incassato, almeno nelle intenzioni, il sostegno americano per la trasformazione del comando NATO di Napoli in un hub per il Mediterraneo, perché la sicurezza a sud non è solo una sfida italiana, ma di tutto l'Occidente.